Siamo ad Esapolis, il museo della provincia di Padova, chiamato anche il museo del micro megamondo perché contiene tanti organismi e tante proposte di un mondo molto piccolo e molto grande al contempo, cioè fatto da animali piccoli ma in numeri talmente grandi che formano la base della vita su questo pianeta. Esapolis è nato proprio su questa idea, quella di portare alla conoscenza delle persone, anche attraverso specie spettacolari, questi animali che poi hanno tante cose da dirci anche dal nostro punto di vista, la nostra sopravvivenza. Ma il motivo per il quale Esapolis si trova qui è che qui c'era la stazione bacologica, la regia stazione bacologica, già dal fine 800, e qui era un insettario ante litteram, vuol dire che prima di cominciare questo percorso col mondo degli insetti enco, cioè altri animali collegati di questo mondo, già qui si facevano allevamenti di insetti, si studiavano, perché il bacco da seta era un'economia importantissima in Italia fino al dopoguerra, poi è decaduta, ma ancora è un tema importantissimo nel mondo. E qui, proprio per salvaguardare questo patrimonio incredibile di storia che abbiamo in Italia, abbiamo praticamente messo in sicurezza le vecchie collezioni della stazione bacologica, che oggi abbiamo scoperto essere le più grandi collezioni del pianeta di bacchi da seta, di bozzoli, e anche nella vicina stazione bacologica, che si è spostata vicino come edificio con la quale collaboriamo, anche la più grande collezione dal vivo d'Europa e una delle più grandi del mondo. Allora, cosa c'è nel micro megamondo? Cosa si trova? Qual è l'idea? L'idea fondamentale è quella di far incontrare le persone e degli organismi dal vivo. Oggi si cerca, per molti aspetti, di separarsi dalla natura. A volte si ha anche ragione, perché la natura fa male, ma non sappiamo nel tempo quanto sia bene separarsi completamente. Bisogna avere la capacità di rincontrarla. Oltretutto il progetto era questo: incontrare la natura dal vivo, perché i sistemi, quelli che sto usando anch'io adesso, cioè la telecamera, il video, la televisione, il cinema, soprattutto il digitale, i computer, ci allontanano sempre di più con una realtà virtuale che non è realtà reale. Quindi trovarsi di fronte a una cosa vera ha un valore estremamente diverso. Dopodiché abbiamo cercato di portare esperienze interattive, anche tecnologiche. Non vogliamo rifuggire alla tecnologia, ma quella tecnologia che ci consente di amplificare le cose naturali. Una terza parte importantissima del progetto, ma sono tantissime, è proprio la capacità di far entrare anche le persone come protagonisti di questa avventura. Quindi tanti laboratori che vanno da Darwin all'evoluzione, quelli tattili, a quelli psicologici, dove diventiamo noi test, come è un ragno, un'ape, eccetera, per capire se siamo bravi come le api, come i ragni, come altri animali, a comportarci in un certo modo. Esapolis è un'avventura, dicevo anche prima, tecnologica. Abbiamo un cinema quadridimensionale che assomiglia a quelli di parchi divertimenti, ma con una finalità, oltre che divertire, anche così culturale. E poi tante altre stazioni tecnologiche, dove si interagisce con giochi e con macchine virtuali, e sempre di più per conoscere a fondo questo mondo, ma anche divertirsi, perché l'Edu Entertainment, si chiama questo è un concetto importante, serve a chi viene anche la domenica o nel tempo libero, per non avere un altro momento in cui devi impegnarsi moltissimo, come quando è al lavoro, studi a scuola, fa altre cose, ma allo stesso tempo fare qualcosa di culturalmente valido e importante. Il percorso di Esapolis è molto articolato, è un edificio di circa 2000 metri quadri, 2500 se contiamo anche i piani alti, che contengono la biblioteca storica, una delle più importanti al mondo sul bacco da seta e sul mondo degli insetti. Ma il percorso è stato diviso in parti di presentazione, introduzione, con acquari, animali di vario tipo, anche alcuni vertebrati, serpenti, rettili, eccetera, e pesci. E poi varie sale a tema dedicate a argomenti che a noi stavano particolarmente a cuore, che pensavamo fossero molto comunicativi. Per esempio, una delle prime sale che si incontra è dedicata agli insetti che vivono in Malesia, a un documentario che abbiamo girato in Malesia, gli Orang Asli, proprio per vedere il loro rapporto col mondo degli insetti, perché bisogna ricordare che molti di questi luoghi sono stati colonizzati da un'Europa esploratrice in cerca di prodotti, e anche lì si trovano odori, prodotti particolari, eccetera, che ha passato anche una cultura di collezione, di ricerca, di museo. Quando nascevano i primi musei, nascevano i primi raccoglitori, andavano da chi? Dalle popolazioni locali, a chiedere come posso arrivare nella foresta e cercare questa cosa mitica, che ne abbiamo visto un esemplare solo, che ha affascinato tutti gli studiosi, eccetera.
Non dimentichiamo che molti di questi studiosi che sono passati, per esempio, nell'Ottocento in questi luoghi, sono quelli che sono alla base poi delle teorie e delle storie che hanno fatto grandi le scienze naturali. Se andiamo in Sala Malesia troviamo la Trogonoptera brocchiana, che nel suo nome dice molto, ala di uccello Trogon, cioè il famoso Quetzal, uccello mitico che viveva in Centro America, e Brucchiani in onore del Rajah Brooke, quello che nelle storie di Salgari perseguitava Sandokan, un personaggio esistito, Rajah Bianco, che ha ospitato per un certo punto del suo, diciamo, regno in Borneo il famoso Alfred Russel Wallace, che è, molti non lo sanno, coautore della teoria evoluzione della specie basata sulla selezione naturale, con Darwin hanno pubblicato lo stesso giorno, lo stesso momento, due pubblicazioni dicevano la stessa cosa. Quindi ognuno di questi passaggi che facciamo nel museo serve a evocare storie importanti che hanno costruito il nostro modo di vedere la scienza e anche approcci nuovi, perché non tutte le persone hanno la possibilità di vedere questo tipo di mondi. Molti vengono qui, hanno paura, hanno paura degli insetti, gli fanno schifo, aiuto. Invece poi quando vengono qui non trovano le collezioni, ci sono anche collezioni. Trovano cose molto particolari, molto affascinanti, esperienze che cambiano completamente il loro modo di vedere. Chi avesse paura di un ragno, qui gli passa, perché abbiamo anche i laboratori dove si possono conoscere da vicino quegli esperti di ragni, ma ci sono animali meravigliosi come insettifoglia, le mantidi orchidea, le mantidi foglia secca, e si può interagire con questi animali, insetti stecco giganti, cavallette fantastiche che vengono da ogni angolo del globo, coleotteri incredibili, scarabei rinoceronte, cervi volanti, eccetera, e la lista è molto lunga, ma anche i loro antenati. Per esempio abbiamo di mondi paralleli a quello degli insetti, gli scorpioni e i limuli, per esempio. I limuli dal vivo sono esseri che ancora esistono, sono quello che rimane di più vicino ai trilobiti, antichi esseri esistenti nell'era primaria, ma che hanno dato poi origine per famiglie e gruppi paralleli agli scorpioni, ragni e tanti altri organismi. Quindi qui si possono veramente incontrare anche fossili di questi animali messi nella stanza dell'evoluzione, dove nella stanza dell'evoluzione si può giocare anche a diventare un insetto, perché l'evoluzione, si è scoperto di recente, non passa attraverso solo padre e figlio, madre e figlio, figlia, eccetera, come caratteri, ma si è scoperto che gli organismi sono in grado di mischiare il loro DNA, un transgenico naturale, e quindi abbiamo riproposto anche delle scene che sono rievocate, per esempio, nel film La Mosca, dove uno entra in una cabina, si viene traslato da qualche altra parte e diventa mezzo insetto. Da noi giocando si esce con la faccia dentro la forma di un insetto. Questo serve per far capire alle persone concetti importanti dell'evoluzione. Ci sono tante altre sale, alcune legate ai predatori di insetti, altre legate alle collezioni storiche del Quayat, che sono collezioni dell'Ottocento, che ha raccolto praticamente tutte le specie di falene e altri organismi, anche molluschi, che producevano seta. E poi spazi dedicati a cose molto speciali, anche molto moderne e molto belle. Per esempio, non abbiamo mai pensato agli insetti come gioielli. Ecco, non gioielli fatti d'oro, d'argento, dall'uomo, che ci sono anche nella storia della cultura umana, alcuni manufatti, alcune cose artigianali fatte legate in oro, eccetera, ma proprio insetti che hanno il corpo che assomigliano a gioielli, sono anche più belli dei gioielli, e che ci fanno scoprire tecnologie estremamente innovative che oggi sono utilizzate per fare telescopi in orbita, per fare nuovi schermi televisivi, per costruire nuovi sistemi ottici complessi, come anche computer ottici, eccetera. Però questi insetti manifestano questa loro straordinaria tecnologia attraverso la bellezza, i colori, colori che ci affascinano. Per esempio, uno fra tutti è lo scarabeo d'oro. Esiste, non è un racconto di Edgar Allan Poe, ma esiste come essere vivente, sembra fatto di metallo, vale più dell'oro perché viene da zone molto particolari ed è difficile anche trovarlo, però ha una caratteristica unica: oltre ad avere questi riflessi dorati, veramente sembra d'oro, polarizza la luce in modo circolare, una cosa abbastanza unica. E molti di questi usano queste tecnologie, come troviamo anche nelle pietre preziose, per esempio negli opali o in altre pietre preziose ci sono questi effetti particolari che le rendono particolarmente belli. E poi abbiamo un'altra sala importante, veramente molto importante, perché dietro ci sono premi Nobel, la sala degli insetti sociali. Gli insetti sociali sono api, ci sono blatte giganti, ci sono anche ragni che hanno un certo grado di socialità, formiche,
E sono piccoli esempi, ma sono esempi straordinari per portarci vicino a come si evolve una mente collettiva che alla fine assomiglia poi un po' al nostro corpo. Il nostro corpo è un'aggregazione di cellule che per qualche motivo hanno rinunciato alla loro indipendenza e hanno delegato alcune parti del corpo a riprodursi, come fanno gli insetti sociali, e a collaborare insieme per un fine comune, per lasciare un messaggio futuro dell'organismo, ovviamente nei propri figli. Noi abbiamo uno studioso importante da Bologna, va a Pisa, poi in Sicilia, insomma torna indietro a Roma, Sicilia, eccetera, che è Malpighi, che ha fatto un trattato, ha fatto diversi studi sui bachi da sete e ha scoperto cose straordinarie proprio aprendo e sezionando, come si vede qui, i bacco da seta e accorgendosi anche che, non solo nel bacco da seta ma anche in altri organismi, che l'organismo era come una macchina fatta di tante parti che funzionava autonomamente. E per questo chiaramente, guardando le cose come stavano, fu messo anche in discussione come fu messo Galileo all'epoca, prima, e fu chiaramente fu autore di questa teoria più meccanicistica. Ma questo ha permesso di scoprire tante cose, i vasi capillari, per esempio nel caso dell'uomo, come funzionava la circolazione sanguigna, ma i tubi, per esempio, che il drenaggio di escrezione dei bachi sono appunto stati chiamati malpighiani, e quello che poi diventano i reni da noi e tutte altre strutture. Lui ha fatto tantissimi studi importanti e ha permesso alla scienza di crescere grazie anche al bacco da seta e alcuni preparati che vediamo anche qui. Altri studiosi importanti, ma molto importanti, sono stati Pasteur. Pasteur fu un po', diciamo, un patologo costretto a lavorare sui bacchi da seta perché il bacco da seta era una delle maggiori economie del sud Europa e anche influenzava l'economia europea nell'Ottocento, e a metà Ottocento ci fu una malattia che diventò pandemica, diciamo, visto che il termine si usa molto, e costrinse alla chiusura moltissime attività del bacco da seta, praticamente tutte. Non si sapeva la sua origine, e il governo francese costrinse Pasteur ad andare al sud della Francia, dove c'erano allevamenti, e occuparsene. Lui fu capace di individuare la malattia, di trovare il modo di curarla, eccetera, eccetera. E qui abbiamo delle testimonianze appunto dei lavori e degli scienziati che sono passati nel tempo a studiare questi animali. Poi abbiamo invece collezioni di bozzoli di bacco da seta. Sono fra le più importanti del pianeta, sono distribuite in molte parti del museo, alcune hanno un valore più estetico, storico, altre sono proprio varietà che non si trovano assolutamente più. Sono varietà che ci sono state monitorate dalla metà Ottocento in poi. Questa è la più grande collezione probabilmente del pianeta, non c'erano neanche i cinesi, tanto che il Museo della Cina viene qui a vedere le razze per capire cosa avevano, perché poi, come dice, i musei non sono istituzioni così antiche e anche forse non si usava a mantenere le cose a lungo conservate in questo modo. Tutte queste collezioni sono state salvate grazie alla realizzazione di Esapolis, il museo del micromegamondo, che è stata un'operazione importante portata avanti dalla provincia di Padova in collaborazione con lo Stato, con tutte le forze all'epoca, sembrerà strano a dirsi, anche politiche, ma è stato molto importante perché sono riconosciute su delle radici culturali che ci accomunavano tutti nel nostro paese, radici che affondavano prima con Roma nella Via della Seta e con Venezia poi, ma anche poi con la coltivazione del bacco da seta e del gesso, che arriva all'anno 1000 in Italia. E questa stazione bacologica c'era, cioè qui se ne occupava, poi nel 300 si diffonde, nel 500 diventa una grande coltivazione anche qui nel territorio, tanto che tra Milano, Venezia e c'era, diciamo, a Mantova il famoso triangolo d'oro della seta, per poi diventare nell'800 e prima 900 addirittura la prima economia nazionale. Questa è importante perché sono i modelli delle malattie dei bacchi, fanno un po' impressione, sono veramente fatti in gesso, all'epoca sono molto belli. E qui vediamo la malattia che aveva distrutto la gelsi di agricoltura, era una specie di morbillo dei bacchi da seta, la famosa petecchia, la pebrina, che oggi si sa che è uno sporozoo, ma sono animali veramente difficili da definire dal punto di vista zoologico. Sporozoo, diciamo, confine tra funghi e animali. Poi sapete, quando si va nel piccolo
noi abbiamo anche un laboratorio che mostra il piccolo qui, abbiamo microscopi, parassiti, andiamo a vedere le cellule, andiamo a vedere il nucleo delle cellule, anche le umane, tiriamo via la saliva, altre cose, eccetera. Però qui vediamo il calcino, che è diventato una cosa interessantissima, è un fungo che attacca gli insetti, oggi usato come entomopatogeno per controllare anche in agricoltura in modo biologico gli insetti, ma dentro il calcino c'è un mondo che si sta muovendo, anche nella medicina. La medicina si è accorta, proprio dai cinesi alle prime volte, c'erano atleti cinesi che vincevano gare olimpiche, eccetera, che prendevano estratti dei funghi del genere Cordyceps, che sono parenti di questo, che attaccavano bruchi e insetti e che hanno un'attività incredibile sulla respirazione cellulare e su altre funzioni della cellula. Adesso questi funghi si stanno utilizzando in medicina alla grande e si stanno approfondendo per moltissimi aspetti. Come vedete, come il veleno è collegato al farmaco, anche la malattia è collegata alla soluzione di molte malattie, non solo del problema, diciamo, in sé patologico. Quindi è bello approfondire queste cose. Qui abbiamo un'altra tipica malattia dei bruchi di Bacco da Seta, ma anche di altri bruchi di farfalla, batteriosi e virosi. E questo è il famoso Bacco ammalato di giallume, famoso perché una volta era veramente una cosa che si temeva, e diventavano come delle piccole vacche grasse e si diceva quando morivano andava tutto in vacca, ecco perché anche si è legato alla storia di questi animali. Queste sono tante storie legate a questo mondo che ha lasciato molte storie, detti e tradizioni, e qui abbiamo anche un'altra grande collezione di bozzoli. Naturalmente la seta è costosa perché bisogna allevare i bachi, che è una cosa, un impegno terribile, poi dopodiché bisogna pelarli, pulirli, dividerli per qualità. Non è mica finita, si deve seccare la crisalide che c'è all'interno, si mette nel seccatoio e poi, quando è il momento, si possono mettere in acqua calda, sciogliere la seta, srotolare il bozzolo, tirar via il filo e il filo poi ritorcerlo e fare tutti gli usi che si fanno. Ci sono anche poi delle cose che rimangono con la teletta interna e la crisalide che vengono anche utilizzate, come si faceva col maiale una volta, anche del bacco non si butta nulla. E in questa collezione ci sono specie diverse dal Bacco da Seta che producono seta, compreso il mitico bisso della pinna nobile, oggi in grande pericolo nel Mediterraneo perché è una malattia che la sta devastando. Queste malattie che arrivano per effetto poi del trasporto da altri continenti. Questi sono campioni storici di bisso, fra i pochi ancora esistenti. Il bisso marino oggi ha una tradizione ancora in Sardegna di una persona che lo porta avanti con i pochi rimasugli che ci ha messi via, ma è una tradizione che sta morendo perché la pinna non c'è più e perché è stata protetta e perché non viene portata avanti e perché ci sono un sacco di perché che sarebbe bello approfondire. Noi volevamo anche farlo con un evento importante che si chiama Amore e Seta, che è saltato quest'anno per il Covid, e volevamo portarlo, Chiara Vigo si chiama, che si batte da anni per questa tradizione antica che lei porta avanti nel fare il bisso dorato, perché dovete sapere che il bisso così non è quello finale, questo è un colore che viene dalla Puglia, non è quello più bello. Lei c'ha tutto un suo rito quasi magico, diciamo, e di estratti di alghe eccetera, lo mette a bagno, lo tira e diventa color oro, proprio color oro, del materiale meraviglioso, e con il quale fa dei ricami, delle cose molto preziose che sono oggi molti musei in giro per il mondo. Anche come i bachi e come le specie della seta, ci sono falene giganti dell'Africa come questa anafe o falene gigantesche asiatiche che producono bozzo, ci sono anche i ragni che fanno seta. Ultimamente si sta guardando molto i ragni, addirittura c'è chi sta ibridando ragni e bozzoli. Vedete lì la seta del ragno nei terrari che abbiamo messo qui apposta per far vedere questi fili. Soprattutto alcuni ragni sono stati usati quando fanno il bozzolo per mettere le uova. I ragni hanno tanti tipi di seta, e quando fanno il bozzolo, vedete, questo ha riempito di seta tutto il terrario in alto. E questa seta è stata utilizzata perché la seta è sempre un materiale molto particolare, molto diversa a seconda l'animale che la produce. Fino ad arrivare al discorso del volo, che è anche molto interessante, qui poi abbiamo dei video che lo mostrano. Il volo, i primi animali a volare avevano evoluto dalla loro struttura del torace, delle estensioni che nel tempo si sono dimostrate utili per planare e poi sempre più articolare, arrivate fino a diventare delle ali. Qui peraltro c'è anche uno dei, tra gli insetti, recentemente si è dimostrato quello che Darwin ha fatto fatica all'inizio a dimostrare, perché veniva contestato nella teoria, che ricordo sempre una teoria ma è la più sostenibile e valida. Gli contestavano il fatto che un organo così perfetto come l'occhio o le ali si fosse evoluto per errori,
perché deve evolversi un pezzettino, può essere giusto o sbagliato, per arrivare un'ala, un occhio così perfetti. Poi si è visto nel caso degli insetti che volano, che hanno cominciato prima a planare, e qualsiasi cosa poteva servire a planare da un albero dove vivevano e a riganciarsi al tronco andava bene, quindi fanno il cosiddetto gliding in inglese, no? Veleggiano. E poi chiaramente ogni individuo che presentava piccoli vantaggi per planare meglio fino a sviluppare un'ala poteva farlo tranquillamente, con mutazioni vantaggiose venivano immediatamente selezionate, perché di conquistare l'albero senza cadere per terra prima di cadere era una cosa, è una cosa importante. Uno studioso americano, andando a studiare gli insetti che vivono nel forest canopy, cioè sulla volta della foresta, aveva cominciato a buttarli giù, gli cadevano, si era accorto che riconquistavano il tronco prima di cadere, muovendosi come fanno i paracadutisti prima di aprire il paracadute quando vogliono fare un po' di esibizioni. E così ha dimostrato, è andato a fare con vari gruppi di insetti la cosa, anche quelli molto primitivi, come facevano all'inizio, quando sono evolute le piante, gli alberi, a planare prima e poi a sviluppare le ali. Ecco che Darwin ha avuto un'ulteriore conferma anche nel mondo degli insetti. Grazie a tutti per aver seguito il CICAP Festival e ci vediamo presto ad Esapolis.